E non? Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted e siamo tornati in casa Valentini. E sono rimasta ragazzi molto, molto sorpresa di constatare quando ho avviato la partita che Christian e Bianca sono cresciuti. E volevo mostrarveli perché ho fatto loro un cambio look. Guardate, Christian, quanto è carino! È proprio il ritratto di, di Summer, ragazzi, eh? Lui è il ritratto di Summer, secondo me. Ed è veramente un bambolotto. È troppo, troppo tenero. E poi abbiamo qui la piccolina bianca. Valentini ragazzi. Ora io fermi tutti, ok. Guardatela, lei ha tutti i colori del papà. Penso abbia ripreso da lui. Anche se in realtà, ragazzi, poi Jacopino. Eh, se io non ricordo male, è più scuro di capelli. Quindi lei è castana. È l'unica. No, beh, lui è un castano scuro. Lei è una castana più chiara. Ragazzi, perché sì, Jacopino è castano scuro, vero? Ragazzi io proprio penso di sì, però eh sì, è castano scuro, mentre lei invece è una castana chiara. Quindi è il mix perfetto tra um, Ilaria e Jacopino alla fine, se ci pensate, no, guardatela, è troppo carina, vi giuro, la adoro. È veramente troppo tenera. Allora, ragazzi, come potete vedere, prima di mezzogiorno non sono riuscita a farli schiodare da casa per ovvi motivi. Ed è il giorno dell'amore. Quindi mm, io veramente avevo portato qui solo loro tre. Però ehm, scatta in automatico, vabbè, ad uno del club, facciamo conto che magari li abbiano chiamati. Perché il giorno dell'amore, comunque, sì. È più, vedete, spirito romantico. Dai fiori, va in appuntamento. Eccetera. Lei vorrebbe tanto andare in appuntamento per tesoro. Ehm, temo che non accadrà molto presto. Ehm. Mm, e quindi sì, magari immaginiamo che l'amore poi comunque possa esprimersi in tante forme diverse, no? Ragazzi, quindi magari in questo giorno, almeno al mattino, um, Ilaria abbia chiamato comunque tutti i suoi figli per trascorrere un po' di tempo insieme, in palestra ovviamente. E la nostra è stata ben felice perché ragazzi, diciamocelo, allenamento insieme, diciamocelo chiaramente. Lei viene qui sia per rimettersi in forma, ragazzi, ma soprattutto... Con la speranza di trovare qualche ragazzo della sua età o comunque anche un po' più grande, eh, che insomma voglia rimettersi in forma come lei, o comunque che sia un po' palestrato. Mettiamola in questo modo, e trovare l'amore: è eh, detto tra noi. Quindi forza, andiamoci da fare. Ilaria, vai tesoro, tu non temi niente e nessuno, vai così. Oh, la famiglia si riunisce, capiranno. Ho chiamato, eh, ragazzi, Tommaso, lui non vede l'ora. E arriva anche Giorgia, perché sì, perché no, anche lei potrebbe rimettersi un po' in forma. Jacopino ha raggiunto il livello 5 di forma fisica, che bello. Quanto a Leonardo, ragazzi. Oh, lui va a fare jogging sotto l'acqua. Perché vabbè, lui è un ragazzo, è un poliziotto, quindi è un tipo tosto. Summer è rimasta a casa con i bimbi. Ehm, dove stiamo? Dove siamo? Ok, eccoci. È rimasta a casa con i bimbi, ragazzi, perché per lei il giorno dell'amore è sempre molto... Difficile, sempre da dover affrontare, no? Sempre molto comunque... È particolare, ragazzi, ovviamente. Lei purtroppo il suo amore mh, non ce l'ha più. Ah, Jacopino, tu devi andare a lavorare, che peccato. Volevo poi... Togli questo. Volevo poi mandarvi tutti quanti. Va bene, vai però a farlo un po' di jogging, visto che vuoi andare. Volevo poi vai. Volevo mandarli, ragazzi, tutti quanti poi a fare tipo un pranzetto, mettiamola così insieme, però. Vabbè, pazienza, perché poi nel pomeriggio guardate lei come si sta impegnando, tipo, devo raggiungere la forma fisica! Tipo così, ok, va bene, tesoro, stai calma che sembri indemoniata. Ehm. Volevo si far trascorrere loro un po' di tempo insieme perché poi. Fai una cosa, fermi tutti. Puoi chiedere a lui di allenarti? No, lui no. Aspetta, dov'è la tizia? L'ho vista prima... A lui dovresti chiedere di allenarti, tesoro, eh? Te lo dico, proprio per consiglio... Eh, fai stretching con Don, un par di cippole. Allora, no. Allenatrice, vieni qua. Altre scelte amichevole. Fai la presentazione amichevole. Perché potresti chiedere a lei di allenarti, no? Tu hai in mente... Hai degli obiettivi specifici, mettiamola in questo modo. Tesoro, vai, vai. Tu non ti preoccupare che tuo marito... Vai oltre i limiti, vai, vai. Quindi non so poi ragazzi quanto il club resterà, però io volevo più che altro organizzare per loro tre. Quindi anche se dovessero poi andare via non è un problema. Salve, vedi la signora alle mie spalle? Ecco, io vorrei diventare con lei, come lei, mangiando sano ovviamente, eh, mangiando sano. Quindi non è che tante volte potrebbe cortesemente indicarmi come fare? So che insomma non sarà facile come una partita di baseball, però ho tutta l'intenzione di impegnarmi, va bene ok tesoro, siamo molto felici di saperlo. Sfoggia e muscolo, dirà, vede io non sono molto muscolosa, non che voglia diventare molto troppo muscolosa, eh, o dovrei trasferirmi altrove, però sa, una sala alimentazione, eh, sono sicura che abbinata a un'attività fisica regolare potrà sicuramente aiutarmi. Eh, sì, ok, va bene, basta che mh, te la trattieni poi, capito? Perché, vedi, io sono una tosta Potrei metterti in manette presto, ok, va bene, no non, non, è, non, non ci serve, insomma, addirittura una cosa del genere, no Noi vorremmo che lei ci allenasse un pochino Quindi vediamo un po' Chiedi della carriera, tesoro, direi che è evidente Vediamo se si può fare, ragazzi Perché io non mi ricordo assolutamente No, a quanto pare no, però vabbè Magari le ha chiesto solo dei consigli. Vai, vai oltre i limiti, tesoro. Prima che arriva qualcuno a fregarti il tappetino. Comunque, non c'è bisogno di fare la lama, credimi. Vedrai che una volta raggiunta la forma fisica che desideri, no? gli uomini non saranno più una palla al piede. Se lo dici tu, va bene, ok. Basta, cara, vai ad allenarti. Su, uh, tu, caro, stai andando a lavorare? Vai, vai. Perché sì ragazzi, lei vuole mettercela veramente tutta. Perché comunque, immaginate, vanitosa com'è. Eh, insomma, no. Ci tiene. Ci tiene anche molto. Ilaria ragazzi, sta andando. Lei ha raggiunto il livello 2. Vai così tesoro. Ti vedo alla grande. No, non è vero. Ilaria, non ti vedo alla grande. Mamma mia, che... che dramma. Che dramma. Lui si sta allenando. Vabbè Tommaso ragazzi, è proprio la gioia. Tu, Leo, come va? Ma io mi alleno molto anche al lavoro, eh? Lo so, tesoro, hai ragione. Non male, non male, don. Continua così, eh? Ma io ho l'impressione che tu vuoi allenare solo Don. ora lo sappiamo il motivo qual è, però. Chi c'è in giro? Ma tu sei qui, tesoro. Che bello, una bella partita in famiglia, effettivamente. Poi potremmo fare. Sì, dai, terminate questo allenamento. E poi si va tutti a giocare. Dai, mi piace l'idea. Oh, ma non sono stupendi, ragazzi. Guardateli. Cioè, sono una famiglia che adoro. Eh, che vuoi? Che vuoi tu? Ma... Chiacchiera con Diego, fatti salutare, va bene? Ma salve, anche qui, eh? Uh -huh. E lei è una sim snob. È eh, del tipo. Sì, beh, certo, noi tiro di allenamento insieme. Ci teniamo molto a rimetterci in forma, caro lobo. Lo so, lo so che avete fame, dai. Forza! C'è chi puzza, chi fa schifo, però su, guardate, ragazzi, quanto sono carichi, vai! Niente, eh? eh, vabbè, dai, sei le prime armi. Mamma mia, Giorgia, complimenti, tesoro. Ilaria, niente. Oh, il nostro Leo, fantastico. Ragazzi, ma meraviglioso proprio. Dai, Tommy, unisciti a noi, facci vedere, fai un tiro. Niente, tesoro, tu neanche se ti mettessero praticamente il canestro sotto il naso tra un po', eh. Negata. Dai, prova. Bravissima, ok. Leonardo, ragazzi, è molto talentuoso. Anche lei ci sta prendendo la mano. Ma anche l'aria. Wow, cappero. Ma siete eh? molto portati. Complimenti, meraviglioso, ragazzi. Allora, direi, però, che è il caso di smetterla qui. E quindi, ragazzi, tutta la famiglia in questo giorno di festa si è radunata qui. La nostra Aurora avrebbe voluto trascorrere in maniera molto diversa questo giorno dell'amore. Però, ragazzi, ahimè... Ehm, non è andata proprio come lei pensava. Convinta di trovare subito, no? Qualcuno? Magari in palestra, sapete, possono girare parecchi. Oh no! Patato! No, vabbè. Povero Tommaso. Lavori troppo. Eh? Sei stressato. Possono girare parecchi ragazzi carini. Guardate lui come guarda. Perché lo stai guardando così? Oh. Ti ho visto come hai guardato mia figlia. Bello. Eh, prego, scusi. Oh, no, we'll si sbaglia. Io non oh, ho assolutamente hey. <ride> fatto nulla <ride> del genere. <ride> sì, vabbè. Ecco il tavolo. Buon appetito. Perfetto, sedetevi per favore, perché vorremmo ordinare. Caro, ma non ti sei fatto una doccia? Sei venuto qui che puzzi, che gioia. Io poi, ragazzi, volevo organizzare questa cosa anche per ehm, controllare Cristina. Non vedo pancia, però, ragazzi, eh, non la vedo. Quindi chissà. Allora, dunque, or facciamo ordinare a Ilaria? Ci pensi tu, tesoro? Dai, ordina per il tavolo. Manca Tommaso che se vuole raggiungerci veramente ci fa un piacere allora vediamo un po dunque secondo me ilaria e il nostro jacopino si prendono il nettare rosso poi un succo di mela frizzante invece per le nostre ragazze perché no non li vedo tipi da ragazzi, vi dico la verità: mh, da alcolici. Né Leonardo né Tommaso. Quindi sì, succo con ghiaccio. Restiamo su qualcosa di leggero e poi andiamo a vedere cosa c'è. Dunque. Um, ma magari facciamo spinaci e funghi per le donne. Sapete loro che si vanno a prendere secondo voi, ragazzi, le cipolle. Ma stiamo scherzando, mentre invece per i nostri maschietti, le cipolle in bocca al lupo a voi. Poi quando dovrete stare accanto. <ride> insomma, ai vostri mariti, soprattutto per no, loro due. Per Ilaria e per Cristina. Forza, ordiniamo. Sì, noi avremmo ordinato questo. Tesoro, siediti! Che dobbiamo chiederti delle cose amichevole. Chiedi della sua giornata. Grazie, porteremo quanto ordinato appena sarà pronto. Io ci tenevo a organizzare qualcosa con loro, ragazzi. Perché sì, visto che. Dai, questo ora si attacca a cantare, vi prego. Ehm, visto che non tutti comunque sono in una coppia, e visto che io immagino. Comunque, il suo compagno, ragazzi, lavora anche come mixologo. Quindi, magari era impegnato. Eh, loro due sono molto, sì, per carità, festeggiano, cioè secondo me hanno già festeggiato da soli, nel senso hanno avuto tutta la giornata per magari stare insieme, quindi hanno accettato volentieri questo invito, Tommaso è solo, lei deve subirlo per forza, perché ragazzi, non ha nessuno, e quindi, ma sedetevi però, sapete che potete sedervi, vero? Sì. Amichevole Ma che chiedi del fichi fichi ti prego Ma stiamo scherzando Ah è lei perché è lei Ragazzi buonanotte conversazione profonda con tuo fratello E quindi sono tutti qui a chiacchierare Forza Sedetevi subito Eh tu puzzi da far schifo tesoro me ne rendo conto Però dai Trascorrete una bella seratina insieme Chiacchieri anche con lui per favore Chiedigli dei progetti futuri allora non starete perdendo tempo a prendere mosche, vero? Me lo state mettendo in cantiere un nipotino? Eh. Oh, Ilaria, certo che non perdiamo tempo a prendere mosche, figurati. Però non puoi essere un disco rotto adesso come mio padre, eh? Ti prego. Vedi, siamo ragazzi di mondo. Quando arriverà, arriverà. Se dovrà o meno arrivare, chi lo sa. Beh, certo, bisogna prenderla con filosofia. Ma vedi, papà, la scienza è un qualcosa di meraviglioso. Eh? Dovresti approfondire anche tu. L'argomento. Oh, mi lasci come una statua. Papà, guarda, invece no, la medicina è, una, è molto, molto meglio. Capisci? Pensa a tutte le persone che puoi salvare. Tutte le ricerche che hanno pubblicato, puoi consultarle anche tu dal computer. Guarda, ti lascerebbero come una statua, ma veramente io mi sento molto un lama, perché a parte la musica, ragazzi, non capisco un pero di entrambe le cose di cui mi state parlando. Guardate loro! Oddio, ragazzi. Sono così <ride> dolci, li adoro. Tu che stai facendo? Lei manda un messaggio secondo me a una sua amica, del tipo: Ti prego, salvami. Cosa stai facendo? Naviga su internet? No, secondo me lei adesso invierà un sms felice. Anzi, non felice: invierà un sms in cui dirà alla sua amica, ovvero Maria Greco, perché si sì, è cresciuta anche lei. Quindi poi dovrò, magari più avanti, sistemare il look, del tipo: Non puoi capire che serata. Mi tocca passare con la mia famiglia a vedere mio fratello che si sbaciucchia con sua moglie. È una cosa tristissima. Tutti che si amano, io invece qua così. Eh, lo so, tesoro, sì, mi dispiace tanto. Bello, eh? E quindi qua tutti che chiacchierano, tutti che sono felici. Che bello, che meraviglia. Però, dai, sei molto felice di stare con la tua famiglia alla fine. Perché sì, poi alla fine, ragazzi, lei è molto, molto legata alla sua famiglia. Tutti i desideri, però. Capricci inutili, perché volete quest'arnia del cappero, ragazzi? Sono fissati con l'arnia proprio, è una cosa incredibile. Uh, no, non amichevole, buffo. E quindi un aneddoto divertente, magari lei dirà, ti ricordi, sorellona, quando correvi dietro inutilmente, perché lei non ha detto ancora che sta insieme al suo, no? A Davide. Quindi magari dirà: Ti ricordi quando anche tu cercavi un fidanzato disperatamente. Corrivi dietro a Davide, eh? Tu sì che puoi capirmi, sorellona. Eh, lei dice, ma veramente... Lo dirà, ragazzi. Veramente noi eh, ci siamo messi insieme. E eh, lei è proprio batosta, tipo, finale. Perché anche sua sorella ora è fidanzata. Lei è l'unica zitella, fra virgolette. Eh, ti ricordi? Sognavi di vedere i suoi mutandoni acquari? Me l'avevi detto? <ride> ma cosa dici, sorellina? <ride> no, papà, non è assolutamente vero. Certo, ok, come no. Forza, mangiate, però anche voi invece di stare qua. Scoppiare una guerra quando tua madre saprà che abbiamo iniziato eh, a provare ad avere un figlio, giusto? Vabbè, vai in bagno però tesoro, guarda. Volete sedervi? Ce la fate? È sempre, ragazzi, una guerra, eh? Sempre proprio una guerra. Chiedi a tuo figlio come va il lavoro, magari, no? Amiche, vuole tanto puzzi, pure se te la fai solo... Ai miei tempi. No questa non l'ho mai vista ragazzi eh, Anche se te la dovessi far sotto tesoro Non, cioè, non ci fa caso nessuno Poi magari però puoi chiedergli No di convivere no Io volevo chiedergli della carriera Oh conversazione personale profonda Invece magari parlerà con lui Ma allora questo bambino Dillo a tua madre lo farete questo bambino Eh tesoro però non essere Non essere pesante eh Parla anche con lei Amichevole Chiedili della carriera, chiedili come sta andando. Dimmi la verità. Vuoi dare questa gioia a tua madre? Oppure vuoi che tua madre vada nella tomba senza aver avuto un nipote? Mamma, ti prego, non essere drammatica. Se dovesse arrivare, arriverà. Lo so, è da non ripetere. Però, dai, avete trascorso il tempo con la vostra famiglia. Direi che mh, è comunque un giorno dell'amore questo, ragazzi. Ecco, questa è molto giocosa, eccola lì. No, no, nessun regalo, tesoro. Poi vai a darti una calmata. Sei amichevole con Giorgia, ok, perfetto. Guardate, lei, se mi chiede un'altra volta quando metteremo un cantiere un figlio, giuro che. Mh, non le parlerò mai più. Eh, no, tesoro, dai, non fare così. Qualcosa qua mi puzza. No, mamma, sono io che puzzo. Comunque, dai, ti prego, non essere pesante, ok? Io e mh, mia moglie. No? Io e Cristina? Tenteremo. Ma non dovete imbarazzarvi, eh? potete dirlo. Ti prego, dille di non stressarmi. Vedi, non voglio essere stressata sotto questo punto di vista. Capisci, l'aria? Quando verrà, verrà. Quindi dobbiamo viverla con molta serenità. Ok, va bene. Hai ragione, tesoro. Non è che l'aria puoi rompere le pere, è detto proprio tra noi. E quindi sì, una bella giornatina in famiglia. E sono le tre, quindi forse è il caso che qualcuno paghi il conto. Tu hai abdicato per andare in bagno, ti capisco. Una volta finito però, per favore... Vieni poi a pagare il conto dopo esserti ovviamente lavato le mani, eh, caro mio, perché... Ma questa è o non è l'allenatrice? La tizia della palestra, ma è lei. Che esce con Jasmine, there, ragazzi, ok, va bene. Forza, lavati le mani e vai a pagare il conto. Te le sai? lavate le mani, Jacopi? No, giuro, veramente, non ho visto. Lavati le mani, perché sai com'è. È proprio il caso. E poi termina il pasto e paga il conto. Magari tu, tesoro, potresti iniziare a salutare i tuoi figli prima che se ne vadano via tutti quanti. Tuo figlio deve andare in bagno, quindi dai, inizia a salutare. Amichevole, um, abbraccia affettuosamente. Anche lei, ovviamente. E magari secondo me le dirà qualcosa del tipo, io lo sapevo, lo sapevo che tanto ti saresti messa con Davide. È un così bravo ragazzo. E amichevole, poi abbraccia anche lei. Tuo figlio quando uscirà dal bagno, se ce la fa. È stato così bello vederti, mi raccomando, eh. Non dimagrirmi troppo. Ok, va bene. Uh, lei ha ottenuto una promozione, Summer. Brava, uh, uh, saluta tutti, tesoro. Saluta tutti. Stavi salutando tutti? Non lo so, ragazzi. Stanno facendo un pastrocchio. Loro se ne vanno. Sono distrutti. Beh, giustamente. È normale. Senti, fai una cosa, Jacopino. Guarda, tu puoi ancora salutare tuo figlio. Quindi vai, approfittane finché sta qui, abbraccialo affettuosamente, dai. Ma puoi andare in bagno a salutare tua figlia. Ma sei una piaga d'Egitto, però, scusami. raggiunto il livello 7 di genitorialità, ah, off camera. l'aria ha raggiunto il livello 9, giusto per rendervi partecipi. Tua figlia se, se ne sta andando, tesoro, beh. Direi che è anche arrivato il momento. Ma devi andare in bagno, patata. Ma scusa, ma vai in bagno, dai. Dove stai andando? Eh, eh, senti, Ash, vattene via da qui, guarda, veramente. Direi che è proprio il caso. Quindi sì, dovete tornare a casa. Dunque, ragazzi, torniamo in casa Valentini per concludere l'episodio. Perché volevo farvi notare una cosa. Guardate quanto è dimagrita la nostra Ilaria. Vedete che sta già molto meglio? Guardatela, che carina. Io poi, lei non me la immagino troppo magra. Mh, sinceramente. La... Vedo una donna abbastanza formosetta. Quindi, um, secondo me anche così potrebbe andare bene. Forse è giusto qualche chiletto in meno. Però, è dimagrita, dai. È dimagrita. Uh, quindi, sì, Bianca sta imparando. Lui pure, ragazzi, stava veramente sotto un tir. Poveretti, entrambi distrutti. Vanno all'asilo, ma tornano peggio di prima. Questa cosa veramente mi. Non lo so ragazzi, non me la sono mai spiegata come cappero facciano a star peggio di quando sono andati, Sono usciti di casa, vabbè. Lei ha raggiunto una promozione, quindi deve arrivare a livello 4 di cucina, al livello 4 di mixologia. Ok tesoro, ma come fai? Cioè, voglio dire, guardati e vai a lavorare fra 9 ore, quindi direi che devi andartene proprio a dormire dopo che tuo figlio ha imparato a usare il vasino. Anzi, vattene a dormire adesso perché sei distrutta, dormi. Quindi ragazzi direi che con la nostra Aurora che ha fatto un buco nell'acqua oggi, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Perché lei sì, un po' per stare con la sua famiglia, giorno della parlata da pirata, ok? Un po' per stare con la sua famiglia, un po' per cercare appunto di, di rimorchio ragazzi e rimettersi in forma ovviamente. Eh, si è recata in palestra appunto, no? Come dire? Cercando di. Ora non, non mi viene neanche il proverbio, ragazzi. Però ecco, prendere sì, due piccioni con una fava, mettiamola in questo modo, ok? Il detto più che altro, però niente, da, niente di fatto. Ha trascorso la serata con la sua famiglia, circondata dall'amore dei suoi genitori, dall'amore comunque di suo fratello Leonardo con sua cognata Cristina, dal fatto comunque che anche sua sorella, Giorgia, si è messa insieme a Davide. Tommaso non, non, cioè, per lei Tommaso è come se non, fra virgolette, se non ci fosse da quel punto di vista, perché è troppo preso dal lavoro, lo vede che lui pensa soltanto a quello, quindi, fra virgolette, non è un termine di paragone, non si consola pensando, ma anche mio fratello non, però non ha una fidanzata, ecco, e quindi sì, si sente, fra virgolette, l'unica sfigata, e vabbè, tesoro, dai, sei ancora un adolescente, crescerai e andrà sempre meglio. Quindi io metterei la piccolina a giocare con... Il piccoletto, hai finito? Patato? Sono due, an due anni che stai lì Ok, perfetto Ma non puoi fare gioca con le bambole con? Aspetta, forse non potevi prima perché lui... No, non puoi però fare gioca con le bambole con Lui può? Vabbè, si unirà a parte ragazzi Non lo so che vi devo dire Gioca con le bambole, vai E quindi ragazzi Io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link al canale dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate iscrivetevi perché ne vale veramente la pena, sono molto bravi. E campanellina sempre attiva. Ragazzi, che cosa stai facendo? Guarda la TV con vuoi guardare la TV con la mamma? Va bene, tesoro. Allora, guarda la TV con la mamma. Cosa sta guardando la mamma? Va bene, dai, la mamma ha messo il canale per te. Dai, che carina la mamma. Allora, Patato, fai una cosa. Vieni tu, ma vieni anche tu qui, così chiacchieri anche un pochino, dai. E soprattutto non rimani solo. Dai, guarda, vieni a guardare la tv. Ok, sì. E um, mi sono veramente divertita, ragazzi. Comunque organizzare un po' una rimpatriata per loro. E un po', ragazzi, anche a mostrare, fra virgolette, perché io sì, io. Um, Aurora me la immagino un po' spigatella, non lo so perché. Cioè, nel senso, lei è tutta. Um, come posso dire, lei ci tiene così tanto. Lei. Sì, abbiamo anche poi Fugico che non sta bene, quindi poi off camera la porterò dal veterinario. Lei ci tiene così tanto, dicevo, eh, vuole stare cerca di stare sempre tutta in tiro, cerca di rimettersi in forma. Però almeno per ora nessuno se la fila, ragazzi. Quindi tutto questo sbatti per niente. E questo la scoraggia non poco. Però, siccome è una tipa tosta, nella mia, nella mia fantasia, comunque, perché vi ricordo che lei momentaneamente. Eh, snob bestroversa. estroversa, quindi la immagino comunque una persona che è um, molto socievole, ecco appunto, una che non molla, mettiamola in questo modo. Non, eh, queste delusioni non la fermeranno, e quindi sì, non avrà, secondo me, una vita tanto facile dal punto di vista amoroso, me la immagino così. Sì, patata, ora ti portiamo. Quindi, che dire, io vi rimando al prossimo episodio, ragazzi. Vi auguro un fantastico inizio settimana, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Come ho già detto, vi rimando al prossimo. Un abbraccio forte sul Zimmerz. E non.